In un video articolo di qualche settimana fa vi ho mostrato come funzionano le pipeline di Azure DevOps, anche con una demo piuttosto approfondita. Oggi vediamo invece DevOps applicato al machine learning, si chiama MLOps, che permette ai team di data science e IT di convalidare, di distribuire e monitorare i modelli, in questo caso di machine learning. Le pipeline di machine learning costituiscono l'elemento centrale di questi processi. Ecco, per non rendere questo articolo troppo lungo, oggi vi racconto i concetti fondamentali e nel prossimo articolo vi mostrerò una demo pratica e interattiva. Le pipeline di machine learning rappresentano un insieme di passi, di step di esecuzione che vengono eseguiti in ambienti isolati, sia come configurazione software che hardware. Questo workflow ha il grande vantaggio di essere ripetibile e condivisibile, quindi dal punto di vista logico le pipeline di machine learning hanno lo stesso ruolo delle pipeline di CI/CD. Esistono al momento una ventina di tipologie diverse di questi step, ne vediamo qui alcuni. Uno dei più comuni è questo, il Python Script Step, che eseguono script Python e quindi richiede la definizione della sua configurazione software attraverso questa classe che vediamo che si chiama Run Configuration, che contiene il Conda Environment con la versione di Python e le librerie che ci servono. Torniamo un attimo indietro, ne vediamo un altro. Ecco questo che è l'AR Script Step, che in modo equivalente al precedente riceve in questo caso il framework R, con la possibilità di impostare i package R, si chiamano CRUN Packages, che gli servono. Ne vediamo ancora un ultimo, questo, che si chiama Estimator Step, che a sua volta può integrare un Scikit-Learn Estimator piuttosto che un TensorFlow Estimator o un PyTorch Estimator o altri ancora, insomma con l'obiettivo naturalmente di realizzare in quello step il training di un modello utilizzando il framework specifico. Ecco, questo per quanto riguarda la configurazione software. Per quanto riguarda invece le risorse hardware di computazione che servono per eseguire l'operazione, abbiamo in termini generali un oggetto che si chiama compute target, ma nello specifico questo compute target, ne vediamo qui alcuni esempi, potrebbe essere una compute instance di Azure ML che ha già installato il sistema operativo Linux, i driver CUDA per le GPU, Conda, Python, naturalmente R, la CLI, Docker e molto altro software ancora. Ecco, questa compute instance di Azure ML è soltanto una delle possibili risorse hardware, qui ne vediamo diverse altre. Anzi, andiamo direttamente sul portale di Azure. Ecco, come vedete potreste anche creare un cluster di computazione, una volta per chi ricorda si chiamava HPC. Oppure non creare, ma agganciare una risorsa hardware esistente come un cluster Databricks, o un cluster Data Lake Analytics, o una macchina virtuale come una Data Science Virtual Machine. Perfino la vostra macchina fisica potreste agganciare questo PC che state utilizzando in questo momento, o ancora vediamo qui sotto un cluster HD Insight. Quindi per ricapitolare, se dobbiamo eseguire un pezzo di codice generico Python, per esempio per una data preparation, allora probabilmente utilizzeremo un Python Script Step collegato con un compute target come un cluster di computazione che, come vedevamo, integra Python e i Conda Packages. Se invece dobbiamo eseguire il training di un modello che sfrutta un algoritmo tipo la digressione lineare, che è incluso in librerie come per esempio TensorFlow, allora avremo bisogno per la parte software di uno step di esecuzione di tipo Estimator Step, che integrerà un estimator specifico, per esempio il TensorFlow Estimator. E invece per la parte di compute target potremo utilizzare una compute instance di Azure ML, quella che vi sto mostrando ora, la NC12 che integra due GPU Nvidia Tesla K80. E se invece dobbiamo eseguire un Notebook Databricks o un Jar Databricks o uno script PySpark, allora la risorsa di computazione dovrà essere un Databricks Compute che aggancerà un cluster Databricks esistente e lo step sarà di tipo Databricks Step. Ecco, l'enorme vantaggio di utilizzare le pipeline è che noi possiamo mettere in fila questi step, che sono sì totalmente isolati fra di loro, ma non necessariamente indipendenti. Cioè la pipeline prevede meccanismi che permettono di connettere l'output di uno step all'input di un altro, quelli che in Azure DevOps si chiamano artifacts, creando in questo modo una catena di dipendenze. Se
più step non hanno dipendenze fra di loro e sono associati a compute target differenti, allora verranno eseguiti in parallelo. Se però poi un altro step della pipeline avrà bisogno come input il risultato, quindi l'output degli step eseguiti in parallelo, attenderà che siano completati prima di partire. Ecco, a conclusione di questa introduzione aggiungo che a prescindere da questo funzionamento che è gestito dal framework di Azure Machine Learning, è possibile anche impostare un parallel run step. E casi d'uso comuni sono quelli di esecuzione parallela di training di più modelli di machine learning, come succede in Automated Machine Learning, AutoML, oppure l'inferenza offline per generare stime in un insieme di batch di osservazioni. Parallel Run Step funziona quindi suddividendo i dati in chunk che vengono elaborati poi in parallelo. E la classe Parallel Run Config, questa, consente di controllare il numero di nodi, le dimensioni del batch e altri parametri, diciamo, ottimizzabili per velocizzare l'elaborazione parallela. Parallel Run Step può funzionare con dataset di tipo tabula o di tipo file dataset come input. Bene, direi che abbiamo messo abbastanza carne al fuoco. Se siete interessati a proseguire su questa strada, vi consiglio di guardare i link che ho riportato nella descrizione per fissare bene questi concetti. Dopodiché, guardate la demo che sto pubblicando, in cui vi mostrerò il processo end-to-end di costruzione della pipeline, della sua pubblicazione e della sua esecuzione, che sono tre passi ben distinti. A presto!